Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, in questo luogo, il complesso religioso di San Pio da Pietrelcina, per raccontarvi, la grande forza della preghiera di Padre Pio. È un vero e proprio coro, quello dei confratelli e figli spirituali che presentano come Padre Pio uomo di preghiera, un semplice frate che prega. Il grande atteggiamento di Padre Pio che era un continuo colloquio con Dio. E possiamo riportare soltanto alcune voci, ad esempio padre Gerardo di Flumeri, che scrive: finora non ho conosciuto alcuno che più di padre Pio possa offrire un esempio di un'anima in raccoglimento continuo nella preghiera, senza interruzione, nonostante il quotidiano conversare con i confratelli dalle prime luci del mattino fino alle ultime ore della sera. Padre Federico Carozza, alunno di Padre Pio nel seminario serafico di San Giovanni Rotondo dal 1916 al 1919, l'impressione da lui avuta vivendo accanto a lui è stata quella di un vero uomo di Dio, specialmente per la sua preghiera continua. E ricorda che da ragazzo dormiva nella stessa piccola camerata di Padre Pio e avvertiva che egli non si ritirava prima della mezzanotte, poi si andava a coricare. Questa abitudine la mantenne sempre, anche quando era oberato dalla fatica del confessionale o da visite di persone. Egli attesta di aver sentito, quando era ancora suo alunno, questa affermazione: vorrei che il giorno fosse di 48 ore per avere più tempo per pregare. Padre Federico ci offre così un altro particolare interessante. Padre Pio, uomo straordinario del duplice atto, cioè prendeva cibo e pregava, conversava e pregava, faceva scuola e pregava, andava a letto e pregava, era circondato da folle e pregava. Pertanto, ricordando l'insegnamento di Gesù sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi, Padre Federico afferma che Padre Pio ha vissuto a tempo pieno questo insegnamento.